un secolo la centrale elettrica di Verampio in Val Formazza, sito di interesse culturale, è uno dei 100 impianti che producono energia in Piemonte, in gran parte gestiti dall'Enel. Il presidente Colombo l'ha visitata, Igor Staglianò. È un vero e proprio campanile che batte le ore. Perché la centrale veniva immaginata dal Portaluppi come una cittadella dove si viveva. Questo è il piazzale, no, dove si riuniva il personale, e l'orologio batteva le ore perché qua vivevano le persone. Della centrale idroelettrica di Verampio l'ingegner Massimo Monti ne parla con giustificato orgoglio. Un cuore d'acciaio con due gigantesche turbine Pelton in un corpo di granito, entrato già nel 100° anno di vita. All'anno facciamo circa 150-180 milioni di kilowattora in questa sola centrale e possiamo tranquillamente sfamare il fabbisogno di 15-20 mila famiglie. L'impianto idroelettrico alla confluenza tra Toce ed Evero fu costruito alla vigilia della Prima Guerra Mondiale dall'imprenditore milanese Ettore Conti, su disegno architettonico di Piero Portaluppi, ed è stato dichiarato sito produttivo di interesse culturale. Per l'Enel rappresenta oggi anche qualcosa di più. Per Enel la tecnologia idroelettrica è fondamentale, è uno dei pilastri su cui si basa il nostro programma e il nostro piano di sviluppo. Le do due dati riferiti alla regione in cui ci troviamo per darle un'idea di quanto lo sia. Oggi in Piemonte abbiamo una capacità installata di circa 3.500 megawatt, bene, di questi 2.600 sono idroelettrico. Presidente Colombo, lei è la prima volta che visita questa centrale, che pensieri le suscita vedere tanta bellezza in un impianto industriale? Indubbiamente sono rimasto molto colpito dalla bellezza di questa centrale, che suscita ovviamente da un lato sentimenti di apprezzamento e di ammirazione per quanto fatto, dall'altro ci fa sentire un po' in colpa per i tempi che stiamo vivendo e per la considerazione relativa al fatto delle enormi potenzialità che noi avremmo in più rispetto a quanto erano disponibili 100 anni fa e come a volte queste potenzialità non siano sfruttate.